Ciao tipitini, bentornati in una nuova puntata di Paperissima LOL. Ce l'abbiamo fatta, un'altra puntata è pronta per voi e avremo le nostre papere che vabbè sono milioni di milioni, un unboxing carino che oggi è a tema Dragon Trainer 3 e un pack surprise. C'è anche... prevedo? Che cosa guardavi? Prevedo che quel pacco ce l'ha mandato una fan. Sì, quel pacco ce l'ha spedito una fan. Avevo previsto giusto. Prevedo che c'è Lollina. Ma scusa, ma sei arrivata? Ma guardi un po' intorno. Paperissima. Guarda che le papere le devono ancora far vedere. Ah, veramente? Ma io prevedo che fanno ridere. Ma questa è com'è così proprio? Lollina, sì, è un po'... già abbiamo quell'altra. È arrivata. Alice? Alice, cosa fai? Cammini sul pavimento. Ho imparato a strisciare sul pavimento. Un vermicello. È divertente. Tirati su, Alice, almeno tu. Ma ciao! Cosa si fa oggi? Oggi si fa paperissima. Era meglio Masterlol. Ho capito, oggi c'è paperissima. Ragazzi, se volete Masterlol, scrivetelo nei commenti. Scrivete giù, Alice ha ragione. E iscrivetevi al canale e soprattutto spuntate la campanella così vi arriverà la notifica di quando queste fanno Masterlol. Mi sa che vuole Masterlol. Va bene, Alice, lo faremo presto, giuro. Speriamo. Ok, ragazzi, sigla e papere. Ehi, sorcio, mi hai fatto la pipì sui piedi. Bene. Però io... ragazzi, la porto un attimo a casa e la lascio vedere la puntata di Miraculous con la mia TV, ok? Ok, Lolle, ce la dopo. Torno tra poco, Va bene, ciao. E poi continuiamo quel discorso che vi dicevo. Ma non ti preoccupare, sì, ciao. Ed è decollato. Ha visto che stavamo girando ed è arrivato. Lui. L'elicottero. L'elicottero dei video. L'unico elicottero sincronizzato con questo telefono che appena premo REC parte e sale sopra, passa sopra casa nostra. È passato secondo te? O ritorna? Se n'è andato. Posso cascare tutte cose. Ma in un momento di distrazione... Siamo tornati, andiamo ad aprirci queste cosine a tema Dragon Trainer. Siamo andati a vedere il film, noi sì siamo andati quando c'era l'anteprima a Roma ed è stato molto bello. Vieni. L'abbiamo visto in lingua originale, quindi ce lo siamo visto in inglese ed era bellissimo. Quei sottotitoli ovviamente. Esattamente, però appena uscirà in italiano magari lo vedremo anche in italiano. Presto lo vedremo anche in italiano, spero. Allora, che bello il mio, tutto argentato. È diventato furia bianca. Ma la furia ti sembra, è proprio argento, guarda che bello. Io argento. Allora, qui c'è un bigliettino, Nord America, bla bla bla. Già. E non c'è purtroppo alcuna checklist, però è un furia nera il mio, è un furia argento, perché dai, argento. Sarà raro, ma che bello. Splendido, è bellissimo. Hai trovato quello raro. È uno sdentato argentato, è stupendo. E Lara invece ha trovato questo simpaticissimo. Guardate com'è carino. Sembra Zira, perché è prognatico anche lui. Ma non li abbiamo soltanto in versione bustina blind. C'è anche l'uovo. E adesso lo facciamo nascere? Vai. Allora, vediamo come si... Tieni le forbici. No, c'è la cernierina. Ah, ecco. C'è la cernierina. C'è la cernierina. Che non riesco a prendere. Vuoi che ti aiuto? Ma sì. Ok, l'ho un po' inciso con le forbicine. Vai. È Pasqua. Tieni, aprilo tu. Uovo di Pasqua. Oh! Ma che bello! Io credevo che era tipo... No, io lo sapevo che era... Ma è proprio sdentatino abbiamo trovato. Oh, che fortunelle! Che carino! È il figlio di sdentato. Ma è bellissimo. Ha una leggera... Sembra il figlio di sdentato. Poverino, ha un'etichetta che è di 2,5 metri. Ma la tagliamo questa etichetta, tesoro? Vai. Aspetta, facciamolo. Operiamo. Aspetta, faccio questa piccola operazione... Chimica. Chirurgica. Chirurgica.
Operazione chimica. Hashtag operazione chimica. Ma quanto sei carino! Bello. Ma è troppo carino, è bellissimo! Stupendo. Vediamo, fammi vedere se come ha dietro la codina. No, la codina ce l'ha intera, è bellissimo. No, non è stupendo? È no. Nato e l'ho fatto nascere io. Ok, e non solo abbiamo questo, abbiamo anche queste scatoline. Allora, questo è fantastico, spettacolare, bellissimo. E poi ci sono queste scatoline che hanno la figura mini. È come misura ci siamo? Sì, super giusti la misura delle blind. Ce ne sono due. Ma ce n'è una a sorpresa, quindi una la trovate, la vedete, e una no. Vai. Riapro questo con lo sdentato. Uno e due. Guardate che delicatezza e delizia proprio dei dentini. E qua c'è il pacchettino. Vediamo se c'è qualche altra cosa qui dentro. Sdentato. No? Allora, sdentato era quello che avevi già esterno, no? Vediamolo bene da vicino. Bellissimo, fatto benissimo. Che bello, siamo pieni di stentati adesso, guardate che spettacolo, che è bellissimo. E adesso ci andiamo a vedere che cosa c'è nella nostra scatolina blind. Vai. Allora, mystery box, apro. Oh! Dietro del sgaglia dei gemelli. Sì, quello con le due teste. Guarda che bello, il drago siamese. Bello, carini. Io ho trovato lui. Anche quello. Tutto verde. Avremo anche lui, questo è più grande, questo guardate. È singolo, sì, però. È singolo perché non ha il mystery e infatti è di misura leggermente superiore, quindi ce n'è per tutti i gusti. Ok. Oh, eccolo qui ed è anche, non so se non è articolato, è un po' morbido, però oh, guardate. Che carino. È gommosino morbidino. Wow. Bellino, questo è quello di Astrid, giusto? Sì. Carino, bellissimo. Ci vorrebbe una figura di Astrid, però forse la troveremo più avanti. Ragazzi, continuate a seguirci perché abbiamo altri giochi di Dragon Trainer. Questi ce li ha inviati Spin Master per farveli vedere e ne abbiamo altri da aprire. Quindi continuate, se vi piace questo cartone, continuate a rimanere con noi perché vi faremo vedere degli altri giochi che saranno ancora più grandi e sono molto molto belli. E adesso è il momento del Pack Surprise. Ok, intanto Lara è innamorata del figlio disdentato perché veramente alla fine è troppo carino. Allora, pacchettino, qua c'è scritto, guardate, ce l'avevano proprio chiesto, da aprire a paperissima. E quindi, qua c'è scritto, aspetta, c'è un sacchetto con dei regali dimenticati di Punk Boy. Sono curiosa. Altre scritte. Allora. Lollina, Punk Boy, Alice, Giudici, Lara, Stella, Brillollina, Brillalice, Master LOL. Hai visto? Lo chiede pure lei. Ecco, non mi capite mai. La faremo presto, te l'ho detto. Allora, apriamo qua. Le sorprese sono sotto. Punk Boy, Coriandoli, Lara, Lollina, Alice, Greta. Aspetta che ho letto i nomi. Greta ed Emma. Allora, Greta l'avevo già letto sulla scatola, quindi ero abbastanza sicura. E c'è anche Emma. Da per Lara, da Greta ed Emma. Apri. Okay. Apri. Per Lollina, gira il foglio. Oh, Lollina, guarda che ti hanno mandato. Guarda, c'è la tua figurina, Lollina. Ti puoi fare un poster. Sì. Ok, tieni. Poi, pieno di bigliettini. Qua c'è scritto... Ho trovato questo tatuaggio. Oh, wow, guarda i bollini con tutte quante le lollettine. Qua ci sono altri bigliettini. Punk Boy. Oh, Barbara, non ho capito. E ovviamente ci sarà Lara che dice... E Lara... Oh. Ho già capito, beh, io sono sempre quella che non capisce niente. Per Punk Boy da Emma, oh, che bella carta che avete usato. Allora, tu apri tutto, io cerco la letterina. Qua ci sono dei coriandoli fatti da loro. E qua c'è qualcosa di scritto, ta-dam. Chat tra Lollina e Alice. Ah, questa la faccio, dai, la faccio. Ma ciao, ciao Alice. Sempre la solita svampita. Alice. Lollina, ma ciao, pop. Alice, sduplicazione, no, la sduplicazione, no, aiuto. Poi qua c'è un pacchettino. Barbara. Guarda, che trovo uno squishy. Anch'io, ho fatto dei palloncini squishettini. Guarda che idea carina, simpatica, piccoli piccoli, in modo che uno li possa... Ovviamente dentro c'è l'aria. Esatto, poi qua ci sono ancora un sacco di altre cosine. Cos'è? Ah, per Lara, da Greta. Credo che siano figurine.
Hard, me contro te, vai. Allora. Facciamo? Guarda, le ne mancano quante? Te ne mancano pochissime. 27. Vai, ce l'hai? Ce l'ho. Mi manca. Vai. Sì. Ce l'ho. Mi manca. Dai. Sì. Ce l'ho. Mi manca. Sì, tu pure Lara, è carina. E? Ce l'ho. Wow, dai, che stai continuando a... Intanto sto squisciando. Stai andando avanti nella tua, nel finire questo infinito album. Vi ricordo sempre che i nostri doppioni verranno messi a vostra disposizione agli eventi. Quindi noi, quelli che ci avanzano, ve li regaliamo tutti. Quindi voi venite con i vostri e scambiate con noi. Allora, io intanto devo cercare se c'è dell'altro. Sì, sono altri pacchettini immersi in milioni di coriandoli. Intanto scrivo questo. Allora, per Pancaboy lo scotch. Scusatemi, ogni tanto ho dei momenti di crisi isterica con lo scotch. Oh, ce l'ho fatta. Vestitino di Mia e Mi. Di quell'altra però, o di Mia. Mia non c'è, cioè, Viola. Mi. È l'amica di Mia? Può essere? Mi. Alice. No, Emma. Cos'è? Un cartellino. Ok, troppo. Cartello così semidimentico di dire le U, e certo, lo leggi, esatto. Guarda, Alice, veramente ti serviva questa cosa? Eh sì, metti che mi discordavo di dire le U, invece così faccio cosa stavo pensando. Così, vabbè, grazie, lei è aiutata molto nella sua organizzazione delle U da Greta per i quadri delle LOL. Scotch. Un sacco di rollettine ritagliate e ci sono altre cosine. Adesso noi continuiamo a sbirciare se c'è dell'altro, perché vedo che comunque sia, il fatto che ci sono i coriandoli è tutto, guardate, c'è di tutto. Ragazze, grazie, perché avete fatto una letterina bellissima e poi è tutta piena di sorprese, perché appunto come scaviamo, guarda, come scavo trovo cose, non finisce più. Comunque adesso noi ce la sbirciamo tutta, levo i coriandoli così non perderò praticamente nulla, e intanto vi ringraziamo perché siete state carinissime. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa puntata di Paperissima LOL, e questo penso sia stata la cosa più carina che è uscita, perché è veramente bellissima, e grazie per aver visto le nostre papere e aver riso insieme a noi, e soprattutto continuate a seguirci, ragazzi, mi raccomando, dite ai vostri amici, condivideteci, iscrivetevi, mettete il mi piace, mettete il like, e qui ci sono i bollini dei nostri canali, qui qualcosa di carino da vedere dopo. Un bacio a tutti quanti, ciao ciao! Ciao!